nel salone d'ingresso della curia, che era l'antica tipografia, la prima tipografia del Medio Oriente era appunto la nostra, francescana, come le prime scuole pubbliche che abbiamo aperto nel 1600, o la prima farmacia. E comunque in questo salone d'ingresso, che era l'antica tipografia dei francescani, lì ora c'è questo allestimento con questo presepe monumentale fatto dalla famiglia Scotto, degli artigiani napoletani del tribunale. Solo Washington contribuisce con il denaro, Napoli col cuore e con la passione. Assolutamente, cioè, no, ma anche con il denaro. Noi ci manteniamo con l'oro della vedova, con i proventi provenienti dal commissariato dell'antico regno di Napoli, il commissariato di Napoli. Noi manteniamo tutti i conventi della custodia di Terra Santa in Italia, alcune nostre testate giornalistiche, e mandiamo soldi in Siria. Allora, per le conclusioni, anzi, prima volevo ricordare che le copie, per chi è interessato, le copie anastatiche qui all'ingresso, 20 euro, sono a disposizione di tutti quanti. E passo le conclusioni per questo spaccato sul regno di Napoli all'autore del testo. Ma io concludo dicendo che la copia con il saggio introduttivo di Riccardi 64 pagine, quindi io la copia anastatica con il suo saggio di 64 pagine. Penso che, ripeto, la storia debba essere conosciuta, deve essere sviscerata e conosciuta in tutte le sue sfaccettature. Non so se ci sarà poi, diciamo, Claudio, la possibilità di organizzare qualcosa più in là sulla fine del regno, quindi il 1860, con fenomeno di brigantaggio e quant'altro, che ci tocca molto la vicina, che in questo caso il Beneventano e l'Alta Terra di Lavoro sono state due proprio dei comprensori in cui hanno conosciuto veramente questa estrinsecazione del brigantaggio. Credo che convegni come quelli di questa sera, e tra l'altro gli organizzatori di averlo fatto in maniera impeccabile, aprano delle nuove prospettive che non vogliono essere destabilizzati di niente, di nessuno, ma aprono delle prospettive proprio di indagine storiografica, nel senso che veramente dopo lo diceva il coordinatore, dopo tanti anni finalmente noi abbiamo la possibilità di trattare di alcuni argomenti in maniera pacata, tranquilla, a livello di confronto, cosa che 10, 15, anche 20 anni fa, salutiamo il dottor Rubano, era praticamente impossibile, perché c'era una sola vulgata storiografica dominante, era quella, e lì ci si doveva tenere. Convegni di questa portata, e noi ne facciamo, giriamo un po' l'Italia, soprattutto il meridione, mi dispiace che è un'espressione che non ti piace, però è molto più sintetica, giriamo molto, e dove andiamo, qualunque parte andiamo, anche se ci sono delle posizioni diverse, ci si stupisce di quando la storia cosiddetta dogmatica, quella che ci hanno insegnato per tanti anni i paesi che ci sono dei dirigenti scolastici, alla scuola non era quella vera, ce ne dobbiamo fare una ragione, insomma. Adesso non vogliamo stravolgere, non vogliamo fare come quel direttore d'orchestra che è stato licenziato in tronco perché ha detto ai bambini che Babbo Natale non esisteva, l'avete sentito? Sì, no? Come sì. Cioè, qua noi non vogliamo stravolgere niente, vogliamo dire che di storia ce n'è una sola e possibilmente è quella storia che si rifà ai numeri. Quindi adesso penso che più migliori parole, allora delle parole credo che ci sia solo una cosa superiore alle parole, la musica. Quindi lasciamo a Loredana e chiudiamo il tutto ringraziando ancora per la presenza. Anche perché lui per avvicinare fondamentalmente le persone, il popolo alla Chiesa, cominciò a scrivere canzoni apparentemente orecchiabili e fu il modo migliore per pregare e avvicinarsi alla Chiesa. E tra queste canzoni che lui scrisse c'era appunto Quando nascete. Ci accendiamo.
I'm not.